Bella Hadid, il selfie mette in mostra gli occhi azzurri. Reginetta di bellezza ma anche di Instagram, Bella Hadid stupisce tutti con un nuovo scatto che stavolta mette in mostra i suoi magnifici occhi azzurri. Ehi, occhi blu! It Girl e top model del momento, Bella Hadid sa di dover sfruttare appieno questo periodo per consolidare il seguito di fan che l'adorano e la venerano. E in questa strategia sono i social a rivestire una parte molto importante, visto che la maggior parte delle persone brama costantemente di sapere cosa fa il proprio idolo durante la giornata. Ed è così che Bella Hadid, tra una sfilata e l'altra, pubblica le immagini che, sa, faranno impazzire i suoi ammiratori, quindi li ha tenuti al corrente dell'outfit indossato alla sua festa di compleanno, del suo allenamento in palestra, dei messaggi che vuole trasmettere al mondo. Spesso gli scatti fanno parte di photoshooting che realizza per il suo lavoro e che regala in anteprima ai suoi fan, ma tante volte sono momenti di vita quotidiana che aiutano le persone a capire davvero chi è Bella Hadid. Ossia una ragazza come tante che, nonostante sia una supermodella, è quanto di più simile ci sia a una ventunenne qualsiasi. Che sorride davanti al cellulare e si scatta un selfie che mette in mostra i suoi stupendi occhi azzurri, punto di forza del suo volto da milioni di dollari. Le rivelazioni di Yolanda Foster. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare della relazione che ha legato per un anno e mezzo Bella Hadid e il cantante The Weeknd. I due si sono lasciati lo scorso anno, apparentemente in modo amichevole, e poco dopo lui si è messo con Selena Gomez, ex fidanzata di Justin Bieber. Inizialmente la modella ha sofferto moltissimo per questa cosa, ma dopo un primo periodo di maretta sembra che poi si sia calmata, tanto da ammettere candidamente solo qualche settimana dopo che il suo ex ragazzo è una delle persone a cui vuole più bene nella vita. In molti l'hanno presa come una tardiva dichiarazione d'amore, altri come una fine della guerra, The Weeknd però non ha replicato, anzi. Dopo qualche giorno ha persino smesso di seguire Bella Hadid su Instagram, come a voler mettere un punto, una volta per tutte, alla questione. Come mai questa ex coppia di fidanzati è tornata alle luci della ribalta? Perché la madre di Bella Hadid, l'ex modella Yolanda Foster, ha parlato proprio dei sentimenti della figlia nei confronti del cantante, dicendo delle cose molto personali e intime riguardo la vita della ragazza, quando le è stato chiesto se a Bella importasse di Selena Gomez e The Weeknd, lei ha risposto non più, credo. Una frase che lascia intendere che se adesso Bella ha messo una pietra sul passato, prima non era in grado di farlo. In molti hanno creduto che la modella stesse frequentando Drake, l'ex di Rihanna, perché è stato lui a organizzarle il party di compleanno, anche in questo caso però, è stato tutto un abbaglio. I due sono solo semplici amici, e Bella Hadid non sembra intenzionata a gettarsi almeno per ora in un'altra relazione.